Invece questo l'ho preso da Prima Donna, c'ha l'apertura laterale, l'unico difetto che c'ha è che ha la gonna troppo corta e quindi io dovrei mettere sotto dei pantaloncini oppure del box sotto che sia bello grande. Amore mio, che c'è principessa? Che sia molto alto perché si muove e veramente mi fa vedere l'anima, quindi preferisco mettere qualcosa sotto. Molto bello, davvero molto bello. Mi piace la parte davanti, mi piace la parte dietro. L'ho preso dalla Prima Donna e costava 50 euro, l'ho pagato 15 euro, 16 euro, qualcosa del genere, non è che l'ho pagato tanto. Allora, l'ho chiuso da qua davanti, ma mi sa che dovrei chiuderlo un altro pochino. L'avevo stretto perché mi stava leggermente largo, adesso mi sta veramente bene, però direi che è troppo bello sto vestito. Troppo, troppo, troppo bello. Questi, sono riuscita a vedere, stupendi. L'ho presi da il Pittarello, l'ho pagato anche questi su 15 euro. Allora, ho questo vestito di velluto, mi avvicino così lo vedete, stupendo, ce l'ho, anche questo ce l'ho da più, almeno 20 anni che ho questo vestito, me l'aveva regalato la mamma di un fidanzato che avevo tantissimi anni fa e ce l'ho di allora. Mi piace da morire perché è semplice, invernale e si può indossare in tante occasioni. Molto bello, elegante, fine, non è volgare, stupendo. Questo qua lo posso indossare anche con le scarpe chiuse, se è inverno, con le scarpe chiuse verde. Io ho messo le scarpe che avevo prima perché così velocizzo la situazione. Ho messo la borsa verde. Mi piace da morire. La borsa, come vi ho detto, l'ho presa dal mercato con 7 euro e le scarpe 15 da Pittarello. Allora, questo vestito me l'hanno regalato. Mi avvicino così riuscite a vedere i dettagli. Bello, che si appoggia al seno tranquillamente, dietro è incrociato. E davanti c'è questo spacco stupendo. Questo qua è un vestito di Zara, me l'hanno regalato al mio compleanno. Io compio gli anni ad aprile. E questa borsa me l'aveva regalata mia sorella, l'ho guardata. E queste scarpe, aspettate che mi avvicino. Cali seduta qua, queste scarpe qua stupende, l'ho prese da Pittarello con 15 euro anche quelli. Se vedete nei video precedenti avevo messo le cose che avevo portato con me dall'Italia e uno di questi era queste scarpe e comunque vedete i video precedenti per confermare il prezzo perché non vi mento, sono stupendi. Con la borsetta bellissima, stupenda, adoro. Guarda che mi avvicino, ci cade che dorme in mezzo. Guardate l'intreccio che c'ha. Questo qua è un vestito di Italy Way con la spalletta così, questo così, ce l'ho da almeno 10 anni anche questo vestito, stupendo, stupendo, non mi ricordo assolutamente quanto l'ho pagato, sarei un genio a ricordarmi quanto l'ho pagato, e la borsa della Guess e queste scarpette che l'ho pagato 15 euro da Scarpe Scarpe, bellissimo, mi piace proprio tanto questo vestito, l'ho indossato in 10 anni credo 4 volte,
non di più, perché prima mi dava vergogna o non riuscivo, non mi sentivo comoda. Però veramente l'ho indossato l'altro giorno, mia amica mi ha detto: ma sei fuori di testa, ti sta da Dio questo vestito, dovresti indossarlo più spesso. Ma non lo indossavo mai. Bello, 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 bello. Non posso mettere la canzone del bandido, se no sarei qua a ballare salsa a tope. Stavo cadendo. Guardate questo vestito per dare un tocco di colore con tutte le cose nere che ci ho messo. Do un tocco di colore con questo vestito. Stupendo, che mi piace tantissimo. Ah, la fantasia può, bello, e ha questa apertura sulla schiena e stretto sulla vita. Stupendo, stupendo. Invece queste scarpe calico, che ho scelto il punto giusto, queste scarpe qua, queste le ho comprate qua da Glovo, che ce l'ho vicino a casa. Solo che sono stupende, fine, delicate eccetera, ma fanno un male assurdo. L'avevo pagata all'incirca 20 euro. Sono veramente molto belli. L'ho indossata l'anno scorso, quest'anno non, questa stagione non ho ancora arrivata per indossarli. Sono proprio bellissime, però devo cercare qualcosa per renderle più comode, perché sono veramente fanno male. Mi piace la parte dietro della scarpa, il tacco abbastanza largo, molto bello, mi piace. Con questo vestito stupendo, è abbastanza invernale perché è pesante, della Guess, me l'aveva regalato il mio ex ragazzo, credo uno dei miei compleanni. Ci abbiamo fatto 10 anni insieme, con almeno qualche regalino bello me l'ha fatto, e questo qua è uno di questi bei regalini. Invece queste scarpe, mi avvicino, faccio vedere il tessuto, bello brillantinoso, la borsa rossa, un bordeaux più che altro, e queste scarpe stupende. Guardate che belle che sono, che belle, che belle, che belle, che l'ho fatte nel video precedente. Sono stupende, però sono stra 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 scomode per camminare un pochino, non tanto, per ballare impossibile, perché ci ballo io. Stupende, l'avevo pagati 25 euro. L'avevo presi da un negozio dove vendeva tutte scarpe di Asta, eccetera. Si chiama Asta, forse il posto. L'ho presi da Borgomanero, perché c'era anche in Castelletto Ticino, però l'hanno chiuso. E credo che no, l'ho presi da Castelletto Ticino questi. Invece altre scarpe le avevo presi dall'asta che c'è a Borgomanero. Bellissimi. Belli, belli, belli. Adoro. Ah. E con questo look veramente chiudo il video, perché sennò veramente non finisco più. Ne ho talmente tanta roba nero che devo fare 3 video, però guardate questo vestito favoloso. Guarda che roba. Adoro. Guardate che roba. Poppe. Guarda che roba. Ma che fantasia favolosa. C'ho ancora l'etichetta perché non l'ho mai indossato. Questo me l'ha regalato mia sorella quando sono andata in Italia. Bello. Me l'ha regalato l'anno scorso, la verità. Ma che roba spaziale! Bellissimo, bello, bello, bello. Il problema è che qua fa caldo. Quando non indosso una cosa del genere? Anche la sera, se io vado a ballare con questo sudo, e fa caldo, cioè è abbastanza spesso il tessuto, però le spallette, guarda le spallette, guarda che mi corregge, perché io non ho le spalle, mi corregge. Oh, mi sento una diva con questo, una diosa, stupendo, 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 bellissimo, adoro, bello. Le scarpe invece mi avvicino, le scarpe, i sandali. Questi qua con il gancetto così davanti, l'ho prese da Primark con 10 euro.
Ah, che look! Mi metto, non ho la borsa argentata da sera, però posso mettermi una borsa nera o non metter niente. Cioè, lascio la borsa in macchina e lascio le chiavi della macchina alla mia amica. Quindi, stupendo, 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 adoro. Il problema è devo aspettare una serata che fa veramente freddo per indossarlo. E se lo indosso e vado a ballare e sudo, questo mi farà ammalare, però ne vale la pena. Bellissimo. Bello, bello, con il mio color cannella. Bello, 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 bello. Bello, Cali. Non mi frega niente. Ok, mi faccio felice. Bello, 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 bello. Comunque, belli, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità e seguitemi su Instagram e Facebook. Mi piace da morire questo vestito. No, ci vado a dormire. Non ho niente da fare, però ci vado a dormire. Comunque, ho fatto questo video perché non ho niente da fare. Ho pulito casa, ho sistemato le cose, ho portato Cali fuori, ho fatto la passeggiata lunghissima, ho fatto la lavatrice. Ho sistemato tutto, nessuno mi ha chiesto di uscire. Ho detto vabbè, faccio il video, mi infighetto a casa. Ho messo anche il rossetto rosso. Bello. Comunque, se vi piace, lasciate il like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Vi voglio un mondo di bene. Un bacione a tutti, grazie per la visione e spero che vi piaccia questo tipo di video. A me piace da morire, morire. Ciao, un saluto da me e da Cali. Bella.